Ieri con tantissima assenza, una difesa da inventare, Vinicius spostato centrale di difesa. Sicuramente avevo un buon approccio alla sfida, avete creato qualche occasione. Poi forse vi siete un po' abbassati e allungati, spezzati un po' tra centrocampo e attacco, tra Andolfo e Iwobi, un po' isolati, lì non siete riusciti a sfruttare tutte le vostre carte. Sì, secondo me è un'analisi molto corretta, nel senso che c'è stato un approccio positivo dove abbiamo trovato delle situazioni, e anche qui magari c'è il rammarico di non essere stati pratica pericolosi, però abbiamo creato dei presupposti quando poi è mancato magari il tiro in porta o l'ultimo passaggio e di conseguenza non abbiamo sfruttato appunto appieno quello che poteva essere un buon inizio. Poi credo che complice un po' tutto, nel senso che sia le distanze tra i reparti sono aumentati, è cresciuto sicuramente il Messina e le energie piano piano sono anche venute meno perché magari c'era qualche giocatore che ha dovuto veramente coprire tanti metri di campo e parlo soprattutto per i centrocampisti e quindi lì abbiamo perso un po' le distanze, soprattutto credo che nella prima parte il lavoro delle punte che riuscivano a far salire la squadra, a tenere palla contro i due centrali del Messina, era la soluzione tattica che ci poteva aiutare, perché poi in questo modo, essendo poi conoscendo appunto il concetto di calcio di Modica molto aggressivo, che accetta gli uno contro uno, avere magari un giocatore come Yeboah poteva essere. Lui poteva sfruttare senza dubbio meglio le sue caratteristiche nell'attacco della profondità, ma così non è stato e poi c'è stato un secondo tempo di sofferenza dove devo fare i complimenti sicuramente ai miei, perché probabilmente non so, mi viene di fare una battuta, non so chi stava peggio a livello di assenze, no? Perché credo che anche da parte del Messina si possa dire così, è chiaro che io guardo alla mia squadra. E noi poi con l'infortunio di Dirisio, già adattato, abbiamo dovuto adattare Viteriti che probabilmente nella sua carriera non ha mai fatto il centrale. Mettere un giovane che comunque ha fatto molto bene come Cascella a sinistra, che quando è sicuramente più abituato a giocare a destra, e uscire alla fine indenni, credo che sia un risultato molto positivo partendo da questi presupposti delle grandi difficoltà a livello di rosa, di mancanza di giocatori dentro la nostra rosa. Altre domande? Avete rischiato forse in aprile secondo me quel pasticcio lì dietro? In generale però, lo diceva anche È chiaro che sì, per essere perfetti mancherebbe questo, però in questo momento questa caratteristica di squadra che concede sostanzialmente poco agli avversari ci aiuta in questi momenti. Quindi fa piacere, ripeto, per un allenatore che deve vivere come la squadra dei grandi momenti di difficoltà perché adattare dei giocatori in continuazione, partita dopo partita, a dei ruoli che magari non sono mai stati ricoperti prima e comunque muovere la classifica senza subire eccessivamente è, secondo me, un segnale positivo e quindi spero che una volta che la rosa sia a disposizione mia in modo completo, le potenzialità possano aiutare anche nella fase offensiva. Però, ripeto, io guardo in casa mia e ma so benissimo che ci sono molte squadre che devono gestire questi momenti. Di particolare sfortuna o dove ci sono tanti assenti. Daniele Villa, Gazzetta del Sud. Buonasera. Diceva proprio che aspetta la rosa completo potenzialmente quindi questo nuovo potrà essere dove può arrivare e poi soprattutto credo che giocate meglio comunque conquistare più punti in trasferta. Mi piace di più giocare con gli altri. Ma onestamente devo dire che tra l'altro oggi è la decima, probabilmente abbiamo fatto 6 partite fuori casa e 4 in casa. Poi dopo ci sono gli episodi che cambiano le partite, no? Ci sono delle partite che abbiamo vinto magari per un episodio favorevole e magari si poteva anche pensare che il risultato più giusto fosse il pareggio e mi viene da dire col Benevento, ma ci sono partite perse in casa con il Sorrento quando abbiamo preso 2 pali, abbiamo creato, quindi
Purtroppo lì vai sempre a pensare dove hai lasciato dei punti e dove li hai conquistati, nessuno ci pensa. Quindi alla fine credo che si bilancino i punti fatti. Dove farli, onestamente, mi interessa poco, l'importante è farli. Quindi se siamo squadra da trasferta, ben venga questa cosa. L'importante è che, come dicevi, chiedevi tu, qual è il nostro obiettivo? Sicuramente arrivare alla quota salvezza il prima possibile. Ed eventualmente poi essere più sereni per giocarcela rispetto ad altre realtà con più leggerezza ai playoff, eccetera, eccetera. Però il primo obiettivo, ma non è detto così per nascondersi. La realtà dei fatti è che se guardiamo la classifica, secondo me è un attimo che perdi due o tre partite e ti ritrovi nella zona pericolosa, così come ne vinci due o tre e esci oppure conquisti posizioni. Per cui è talmente equilibrato con tante squadre forti, dove il Messina, per esempio, secondo me, a livello organizzativo, a livello di capacità di costruire, di idee, sta facendo benissimo. Poi magari una vittoria può accendere, ancora di più la fiducia della squadra, perché devo dire che sta facendo delle ottime prestazioni. Quindi mi congratulo con il mio collega, l'avevo già fatto prima. Perché veramente si vede il lavoro di un allenatore e le idee di questa squadra in campo.